Siamo nella sede elettorale di Via San Marco con il candidato Beniamino Boscolo di Forza Italia, che ci ha accolto questa sera per l'analisi, la prima analisi dei dati disponibili del comune di Chioggia, ma naturalmente dell'intera circoscrizione provinciale, dati che almeno per la città portano il partito di Silvio Berlusconi a circa il 9%, il 73% dei quali con la preferenza Beniamino Boscolo. Un primo commento su questi dati? Io partirei dai dati regionali, con uno straordinario risultato del presidente Luca Zaia, che si attesta a oltre il 70%, anzi quasi l'80%, perché siamo sull'ordine del 76-77% con i seggi disponibili che ci sono. Una lista Zaia che la fa da padrona per quanto riguarda il 60% di voti della coalizione. Anche la Lega è andata molto bene, Fratelli d'Italia, e purtroppo invece dobbiamo dar conto del risultato di Forza Italia, che si attesta a un 3,5% come dato veneto. Effettivamente l'8,5% a Chioggia fa ben sperare coloro i quali insomma seguono la politica locale in maniera moderata, liberale, e che puntano, che hanno puntato insomma sulla mia persona, perché bene o male saranno quasi 1300 preferenze su 1700 e poco più voti complessivi. Quindi questo vuol dire comunque che bisogna continuare a far politica. Oggi siamo caduti, perché comunque credo che non si farà il quorum in provincia di Venezia, non ci sarà un rappresentante. Dico credo perché comunque i dati sono provvisori, non ufficiali, e quindi aspettiamo i dati in via definitiva, con la speranza magari di recuperare questa legge elettorale che è molto strana, machiavellica nei conteggi dei resti. Però attualmente, da quello che posso dire in maniera tranquilla, è che non c'è il cuore in provincia di Venezia. Vediamo gli esiti finali quali saranno. Per quanto riguarda invece i risultati che ci sono stati a Chioggia, io ringrazio sicuramente tutti coloro che si sono adoperati in questo periodo di competizione elettorale nel sostenermi, dai volontari agli amici, ai ragazzi della segreteria, ma anche a coloro che sono stati supporter a fare il porta a porta nel chiedere di votare Forza Italia o comunque di dare una preferenza a Beniamino Boscolo. Da qui è un modo per rialzarsi da questa prima caduta elettorale e lavorare adesso bene con tutto il centrodestra per conquistare il comune di Chioggia, visto il risultato del Movimento 5 Stelle, visto anche il risultato del PD o comunque della coalizione di centrosinistra, che anche loro non sono andati bene. Grazie Beniamino, in bocca al lupo, speriamo che il tuo risultato possa essere migliore domani a risveglio. Buonanotte a tutti!